Imperia è sempre pronta. All'interno della scatola troverete la manovella, il morsetto, l'accessorio da taglio Imperia Duplex per due tipi di pasta, tagliatelle e fettuccine, e la sfogliatrice per realizzare la sfoglia. Avvicinate la sfogliatrice al bordo del tavolo, fissatela bene con il morsetto, inserite la manovella ed eccola pronta. Ora prendete l'impasto. Con un coltello prelevatene una parte. Appiattitela leggermente con le mani e infarinate. Prima aprite al massimo lo spazio tra i due rulli sfoglia, agendo sulla levetta e ruotando completamente il pomello. Poi cominciate a passare l'impasto. Osservate bene, la sfoglia viene passata più volte e ogni volta vengono azionati leva e pomello per ridurne lo spessore. Viene anche sempre ripiegata su se stessa prima di essere ripassata, agendo ogni volta sul pomello fino allo spessore desiderato. Solo in questo modo la sfoglia sarà perfetta, soffice, regolare, omogenea e tutta della stessa consistenza. La base per una pasta impeccabile. In questo modo potrete realizzare tutta la pasta sfoglia che vi serve. Quando avrete terminato l'ultimo passaggio e l'avrete ancora infarinata, la sfoglia sarà pronta e potrete lasciarla sul ripiano o metterla sullo stand di pasta. Intanto avete deciso se volete tagliatelle o fettuccine caserecce? Allora inserite l'accessorio da taglio Imperia Duplex in dotazione nell'apposito innesto e prendete la prima striscia di sfoglia. Ecco, siamo arrivati all'atto finale. Magicamente la sfoglia viene tagliata e si trasforma nella più buona e genuina pasta che voi abbiate mai assaporato. E gli accessori da taglio sono tanti per cambiare ogni giorno tipo di pasta. Oltre alle tagliatelle e alle fettuccine in dotazione, potrete trovare accessori simplex e duplex anche per... spaghetti tondi, capelli d'angelo, tagliatelle, trenette, fettuccine. Lasagnette. Pappardelle. E le particolari reginette frastagliate. Non avrete che l'imbarazzo della scelta. Per avere nel menù ogni giorno, se desiderate, una differente e buonissima pasta fresca fatta in casa.